Sapete che questo ciclo è tutto costruito, progettato dal professor Papi, e io francamente lo ringrazio per la cura, la passione con la quale ogni anno riesce sempre da 31, 32 anni, mi sembra, da 32 anni all'incirca, a garantire la continuità di questo ciclo, ed è ovviamente, particolarmente piacevole per noi che poi la lezione, almeno una lezione, possa sempre essere svolta direttamente dal professore. L'argomento che ha proposto questa volta è morte di Dio e teologia. Io do la parola a Fulvio per cominciare a entrare nel merito. L'espressione la morte di Dio, su cui c'è una celebre battuta di Allen, che dice Dio è morto, Marx è morto e anch'io non sto molto bene, dei tre sintagmi. I primi due sono completamente falsi, cioè Dio non è affatto morto, Marx tanto poco, e invece io non mi sento troppo bene, quindi è vero soltanto l'ultimo. Comunque l'espressione la morte di Dio non ha niente a che vedere con quella che è la tradizione dell'ateismo filosofico classico che viene dalla tradizione hegeliana. L'ateismo della tradizione hegeliana grosso modo funziona così: se l'uomo è il depositario dello spirito, del senso, dell'immagine, della costruzione ideale di ogni cosa, lo è certamente anche della costruzione di Dio. Quindi Dio deriva da una proiezione di tutte le qualità positive dell'uomo, cioè la volontà, il potere, no? La capacità di creare, tutte le qualità positive dell'uomo vengono proiettate in un ente lontano e infinito che si chiama Dio. Quindi Dio è la proiezione dell'uomo, questo nella teologia, nella filosofia tedesca, grosso modo post-hegeliana, come particolare divertente è questo che nelle università tedesche, non credo a Treviri, dove era nato Marx, non credo a Treviri, ma nella più parte delle università tedesche, questi ateisti o atei di derivazione filosofica erano piuttosto chiassosi e molto convinti della loro posizione che immaginavano emancipativa rispetto alla Chiesa luterana protestante, e quindi davano luogo a manifestazioni eccessive di entusiasmo, soprattutto richiamando grandi boccali di birra. Ed erano noti questi giovani hegeliani più che per la filosofia che è nota a noi che l'abbiamo studiata e a voi che volete studiarla, erano noti più che altro al servizio d'ordine della polizia che a una certa ora doveva prendere questi atei rumorosi e mezzo ubriachi e portarli in guardina. Comunque, tutto questo tipo di ateismo, che è poi anche l'ateismo popolare, anche ottocentesco, novecentesco, quello che opponeva tradizionalmente, se leggete i romanzi minori dell'Ottocento italiano, lo potete anche trovare la famosa opposizione tra il parroco e il medico del paese, dove il medico rappresentava l'intelligenza scientifica e il parroco la fede religiosa. Beh, tutto questo non ha niente a che vedere con Nietzsche. Nietzsche è un pensatore straordinario,
di una dimensione, emancipativa dal punto di vista filosofico, quale confesso nell'ultima parte della modernità non c'è nessuno che abbia la stessa potenza emancipativa. Dio è morto, ma Dio è stato ucciso. C'è stato un assassinio di Dio. E l'assassinio di Dio chi l'ha fatto? L'abbiamo fatto noi. Noi siamo gli assassini di Dio. Perché è tutto il nostro mondo, il nostro modo di produrre, il nostro modo di intendere la relazione con il mondo di natura tecnologica, l'apprendimento intellettuale degli elementi tecnologici, la forma scientifica del nostro pensiero, la forma ideale della costruzione della statualità. Bene, tutti questi elementi hanno tolto di mezzo la figura di Dio, perché la figura di Dio era la figura che consentiva l'appoggio, l'aiuto, che consentiva la garanzia e anche l'obbedienza tipica della vita, e il che dava la certezza di sé dell'uomo. Ora, quando la certezza di sé dell'uomo viene proiettata sugli oggetti che ho detto, e questi oggetti riproiettano la loro potenza sull'immagine che l'uomo fa di se stesso, ecco, a questo punto la figura della potenza di Dio e della dipendenza da Dio pare eliminata, cioè noi raggiungiamo un ateismo non a livello della scacchiera politica, per cui mettiamo da una parte Dio e dall'altra parte diamo scacco matto con il pensiero, filosofico. Viene l'uccisione di Dio, è un'uccisione di tipo storico epocale. Non c'è nessun filosofo che ha insegnato l'uccisione di Dio. L'uccisione di Dio è nella quotidianità della nostra esistenza. E quindi c'è un aspetto storico epocale. Si potrebbe dire che dal punto di vista di Nietzsche ci sono due tempi. Un tempo in cui c'è la figura di Dio che diventa dominante della normatività della vita quotidiana, e un tempo in cui la vita quotidiana, così come si è assolutamente trasformata, questa vita quotidiana ha tolto di mezzo la figura di Dio. Quindi la fine, l'uccisione, la morte di Dio non è un fatto teoretico, non è il fatto che c'è un filosofo che insegna l'emancipazione da Dio. L'emancipazione da Dio è un fatto storico. Anche coloro che credono nella figura infinita di Dio, è un credere astratto, è un credere che non ha un corrispettivo nella vita quotidiana, non ha il rispetto di determinate norme, non ha neanche la forza di costituire una individualità persuasiva per se stessi. La propria individualità è costruita su altri valori, sull'avere, sul possedere, sulla sicurezza. Dio ci dava la sicurezza del mondo. Noi adesso la sicurezza del mondo la vogliamo trovare in istituzioni che sono premesse alla nostra sicurezza. Quindi l'uccisione
di Dio come, come evento storico. E dice Nietzsche, e me, poi lo vedremo meglio, che ci vogliono nuovi filosofi. Nuovi filosofi. Perché tutti gli antichi filosofi erano filosofi che derivavano in qualche modo da quelli che Nietzsche chiama valori ascetici. I valori ascetici quali sono? Sono quei valori che derivano dalla forma stessa, dalla forma stessa in cui è pensato Dio, cioè valori ideali. Valori ideali, per riassumere molto brevemente, lo spirito contrapposto alla corporeità, il valore ideale, la giustizia, l'ordine, contrapposte al desiderio, contrapposte alla volontà di vivere. E quindi ci vogliono nuovi filosofi che rovescino questi valori ascetici, per cui noi non siamo più vittime talora anche felici di appartenere come discendenza a questi valori ascetici, ma dobbiamo ricominciare la nostra esistenza ricominciando dalla ricchezza della propria vita. E un'altra epoca, dice Nietzsche, un'altra epoca che non c'è stata, che vedremo quale rovesciamento ha avuto. Io adesso, per arrivare al tema, devo parlarvi un po' di Nietzsche, perché sennò non arriviamo al nucleo essenziale. Intanto consideriamo Nietzsche in generale. Nietzsche in generale lo possiamo considerare in questo modo. Lasciamo perdere il primo Nietzsche, il Nietzsche del valore dionisiaco, che Nietzsche vede soprattutto nella musica wagneriana, perché Nietzsche poi distingue tra l'opera, perché Wagner aveva una concezione globale dell'opera, era forse il primo autore che aveva una concezione globale dell'opera. Gli esperti mi dicono che anche Verdi aveva una concezione globale dell'opera, mentre Nietzsche separa in maniera netta l'elemento musicale dall'elemento orale, dall'elemento recitativo. Anzi, Nietzsche confessa una cosa che, non avendo letto nella mia vita tante volte Nietzsche, non avevo mai scoperto, e che è stata un po' una scoperta anche della mia formazione. Nietzsche dice che questo amore per la musica come elemento dionisiaco, come elemento che rompe tutti i legami ascetici che ci sono con la vita, ebbene, questa rottura musicale Nietzsche l'ha avuta quando una volta ha ascoltato una traduzione pianistica di Wagner. Ora, voi sapete cosa vuol dire una traduzione pianistica? Si lascia perdere la scena operativa e si mette sul pianoforte soltanto la musica. E questo non lo sapevo, ma è indicativo, è molto indicativo del rapporto, di tutto il rapporto di Nietzsche con Wagner, che ora adesso io abbandono subito e dico: lasciamo perdere questo Nietzsche wagneriano, che è importantissimo ma non ci interessa. Le opere che sono sul nostro sfondo, non opere sulle quali io parlerò, perché ciascuna di esse richiederebbe 10 conversazioni,
ma sono le opere che vi dico che costituiscono lo sfondo della morte di Dio, sono esattamente lo Zarathustra e la genealogia della morale. Ora, le religioni che cosa sono? Beh, con un'espressione un po' pesante, che io ripeto, Nietzsche dice che sono il modo di rappresentare se stessi nell'armento, cioè del gregge, del gruppo omogeneo intorno a una credenza e che si scambia reciprocamente il valore di questa credenza. Quindi la qualificazione religiosa delle masse intesa come armento. E che cosa è di diverso? La nuova epoca, come si può immaginarla, posto che non si può farla? Come si può? Perché la morte di Dio, vi ho detto, è un elemento epocale, non è un elemento che qualcuno ha fatto. La nuova epoca si costituisce con la fine dei valori ascetici, cioè non dovremmo avere più quell'insieme di valori che si possono unire sotto il significato dell'obbligo di natura ideale. C'è un obbligo di natura ideale che nessuno possiede, ma che tutti realizzano nella propria vita e che costituisce il centro della propria vita. E poi l'uomo nuovo. E che cos'è l'uomo nuovo nella tradizione filosofica? Usiamo un autore che Nietzsche conosceva benissimo, al quale anche ha dedicato un celebre saggio, cioè Schopenhauer, e c'è un saggio molto bello di Nietzsche, Schopenhauer come educatore, ma Schopenhauer diceva esattamente il contrario di quello che diceva Nietzsche, cioè per Schopenhauer la cosa più importante è la negazione della volontà di vivere, quindi la negazione della volontà di essere viventi, di essere competitivi, di essere realizzativi. E si potrebbe dire che la metafora più forte è il silenzio, se non fosse che c'è una graduatoria anche in Nietzsche, anche in Schopenhauer, sull'abbandono del mondo. E l'abbandono del mondo è al punto quarto, per così dire, c'è la musica. E la musica in effetti non ti fa volere niente. La musica tu l'ascolti e se sai ascoltare la musica entri nella musica, diventi un elemento che partecipa all'ordine musicale che si determina nella tradizione della grande musica, cioè tu entri in questo ordine e in questo ordine tu non desideri più niente, sei in quel passo successivo, è il passo proprio che Nietzsche non poteva sopportare ed è quello dell'ascetismo, o con parole di Schopenhauer, nella nolontà, cioè rispetto alla volontà, la nolontà, il non volere niente. Cioè l'uomo che si pensa come essere positivo, come essere attivo, come essere che vuole, che prende, che desidera, questo uomo deve essere annullato. E l'annullamento consiste proprio nel deperimento definitivo della volontà. Nonostante Nietzsche consideri Schopenhauer il suo maestro, la tesi di Nietzsche è esattamente rovesciata, è perfettamente rovesciata. Ora, venendo alla morte di Dio, la morte di Dio si trova
nell'opera La Gaia Scienza. La Gaia Scienza è di poco anticipata rispetto al Così parlò Zarathustra, ma è ancora un'opera in cui Nietzsche vede perfettamente il problema che ha di fronte, cioè l'epocalità caduta, decaduta, e l'apertura di una epocalità che però non ha nome, non si sa quale sia, non si sa come essere organizzata. E la morte di Dio è nella Gaia Scienza in tre modi, che con pazienza bisogna andare a trovare rigo per rigo. I tre modi sono i seguenti. Arriva un personaggio, un folle, la parola è proprio folle, il quale grida: Dio è morto, Dio è morto. E nello stesso tempo, nello stesso tracciato del grido, conclude dicendo: cerco Dio, cerco Dio. Quindi quello che appare una contraddizione, e dice Dio è morto e Dio lo cerco, sembra una contraddizione, e invece quel cerco Dio va interpretato e cercato di capire bene. Con quello che vi dico adesso forse il cerco Dio prende una forma più accettabile. Nietzsche, sempre nella Gaia Scienza, dice: l'ombra di Dio è nella nostra epoca. Ora, non Dio, ma l'ombra di Dio permane nella nostra epoca. Proprio l'epoca della morte di Dio è una morte che proietta sull'epoca un'ombra, cioè qualcosa di Dio che non è materializzato, che non si può dire che cosa è, ma è un'ombra, una presenza umbratile di Dio nell'epoca. Il terzo punto è una metafora ancora più ricca. Dice: nell'incendio di Dio nella nostra epoca noi siamo ancora nel fuoco di Dio. Ora, bisogna mettere d'accordo queste affermazioni, e queste affermazioni in realtà, e ve lo dico adesso ma poi lo troveremo in maniera più perfezionata, questa è la relazione: è Dio è morto come sapere e cultura comune, è morto come regola del mondo, eppure c'è un'ombra di Dio, c'è una scintilla dell'incendio di Dio che rimane ancora nella nostra epoca. Dovremmo cercare di capire che cosa possa essere questa ombra e cosa possa essere questa scintilla, perché dovremmo cercare di ritrovarle. Il libro in cui ci dovrebbero fare 10 lezioni è Così parlò Zarathustra. Io dirò solo due cose che non sono due concetti ma sono due luoghi, e il luogo per Nietzsche era importantissimo, perché Nietzsche ha scritto molto e ha scritto dappertutto. Io non saprei neanche ricordarmi bene i luoghi dove Nietzsche ha lavorato, ma certamente ha lavorato dall'Italia, non so, a Pegli, per esempio, che se andasse adesso a Pegli piglierebbe un colpo, perché Pegli è diventata non una cittadina
di mare, con tutte le dolcezze di un luogo marino, ma uno schifoso posto industriale, con fumi, strade sporche. Pegli è proprio orrendo. E poi ha scritto anche all'ultimo periodo della sua vita, ha scritto a Torino, dove della quale città invece Nietzsche aveva un grande amore e un grande rispetto. Purtroppo Torino fu la città in cui Nietzsche consumò la sua intelligenza, e dopo l'88 si manifestò questa intelligenza come follia. Dicevo, Zarathustra, dirò due cose di Zarathustra. Uno, Zarathustra parla da tanti temi dell'esistenza, ciascuno dei quali dovrebbe essere esplorato, ma parla dall'alto, delle montagne. Ora, senza fare tanti discorsi, la opposizione montagna-pianura diventa un'opposizione classica della cultura tedesca. Provate a pensare Thomas Mann senza l'opposizione montagna-pianura, non si capisce niente della montagna incantata. E oltre che dell'altezza, nella solitudine. Ora, nella solitudine sono problemi gravi, perché la solitudine che cosa vuol dire? Solitudine, non so, se noi studiamo il problema della solitudine da Petrarca, De vita solitaria, e lo studiamo fino a Spinoza, la solitudine prende una quantità diversa di aspetti. In Nietzsche mi pare che la solitudine voglia dire proprio la scintilla del fuoco che di Dio è ancora rimasto nel mondo. Cioè, la condizione della solitudine è il decondizionamento dall'armento, dal gregge, dal fatto che tu ti sei ritrovato nella tua individualità, e alla tua individualità rispondi con una riflessione o con delle riflessioni. Quindi e gli uomini che non sono questo solitario personaggio sulla montagna, gli uomini nuovi chi sono? Gli uomini nuovi sono senza nome. Ora, tenendo presente che la cosa fondamentale, dalla Bibbia in poi, la cosa fondamentale è che ciò che è abbia un nome, perché soltanto un nome consente il riconoscimento, soltanto un nome costituisce la possibilità del reciproco riconoscimento dei nomi, quindi di una intersoggettività. Ma uomini senza nome che cosa sono? E quindi bisognerà che la nuova epoca costituisca uomini che riescono a trovare un nome. E credo che il nome lo possano trovare proprio in forme filosofiche che non hanno più bisogno di ripetere l'idealizzazione ascetica che ha il suo centro nella Costituzione divina. Ecco, bisogna che siano filosofie che sono uscite, che sanno riuscire a parlare senza ripetere la dimensione ascetica, lontana, punitiva, che in genere ha avuto la filosofia che si è ispirata all'ascetismo divino. Qui abbandoniamo Nietzsche, e come vi dicevo c'è un
Nietzsche, e c'è un post Nietzsche, e c'è un post Nietzsche. L'uomo nuovo è nato almeno in due casi, come uomo filosofico, come uomo che ha capacità di fare una filosofia senza cadere nell'ascetismo. Guardate che l'ascetismo lo si trova anche in formulazioni molto elementari, cioè ci sono delle concezioni, per esempio, della giustizia, che sono concezioni ascetiche della giustizia, che danno il valore ideale della giustizia, e danno un valore ideale della giustizia, distribuiscono quel valore nel mondo e quindi assoggettano il mondo a un tessuto ascetico. E detto in parole molto semplici, le filosofie che si aprono e che sono senza l'ascetismo di Dio mi paiono le filosofie dell'interpretazione. L'interpretazione interpreta una materialità esistente, cioè la filosofia, interpretano la filosofia, interpretano la letteratura, interpretano altre forme ideali, quindi non si appoggiano su un preventivo valore ideale, non fanno che lavorare su ciò che c'è. Un'altra dimensione filosofica che mi pare molto positiva è la genealogia, cioè andare a vedere da dove certi concetti si sono formati, come mai certe parole hanno preso consistenza, come mai certe parole hanno modificato il loro senso, cioè una filosofia che sia capace di trovare una genealogia di ciò che noi oggi riteniamo filosofico, cinematografico, pittorico, musicale, quindi elaborare sul da dove, non su quale valore, ma sul da dove, sul come. E poi c'è una rinascita di Dio che è quella che penso io e che è il peggio di quello che poteva capitare, e cioè la rinascita di un Dio che torna ad essere un ente materiale. E qual è il Dio che torna ad essere un ente materiale e che nello stesso tempo ha negato il Dio ascetico, il Dio infinito, il Dio Padre, Fatere mono in tois ura nois, Padre nostro che sei nei cieli? E qual è? È il Dio della vita materiale, il Dio della vita materiale, il fatto che il mondo sia divenuto un tessuto di scambi di materialità secondo i poteri che sono connessi ad ogni forma di materialità. In questo senso è un Dio che ha una volontà, un potere, una determinazione, una capacità di formare le sue creature, è il Dio materiale della vita del mercato, il Dio materiale che si incarna in noi stessi e che ci fa lo stesso come immagine e somiglianza, nel senso che entriamo noi stessi come elemento conduttore di questa rinascita materiale di Dio. Dopo aver ucciso Dio, ma questo Nietzsche non poteva vederlo se non in alcune sfumature che sono però molto chiare, dopo la morte di Dio, Dio rinasce, ma non nel senso di quello che sarà, come vedremo, una rinascita cristologica, ma una rinascita materiale. Cioè, il Dio del cielo diventerà il Dio in positivo della terra e noi saremo le sue creature, i tramiti attraverso cui si esprimerà la potenza del nuovo Dio materiale,
che non potrà essere attaccato da nessun pensiero, da nessun pensiero. Io non dico da nessuna epoca, perché non lo so, anche se immagino che una epocalità diversa dalla nostra sia possibile e sia già interna ai processi della nostra materialità. Lascio questo problema. Sono risposte filosofiche al di là di Nietzsche, però che hanno un vantaggio. Quello, userò una vecchia espressione del mio indimenticabile e caro amico Vittorini. Ecco, questo post Nietzsche dovrebbe perlomeno abituare a non suonare il piffero a nessuna delle forme del Dio materiale. Ecco, questo, almeno questo, che del resto è difficile, perché suonare il piffero significa partecipare a una musica, incrementare una musica, essere al servizio di una musicalità. Questo post Nietzsche, almeno questo, lo si dovrebbe evitare. E adesso vengo alla tradizione teologica protestante. Penso, vi do due temi generali, poi verrò più nel particolare. C'è un no al Dio ente, al Dio che storicamente viene fuori dalla commistione della tradizione metafisica greca, cioè della metafisica classica greca, e all'idea di Dio. Dio in questo modo diventa un ente universale, infinito, lontano, ma un ente, è una cosa. Tant'è vero che cosa si vede bene in pittura, perché ci sono religiosi e religioni che impediscono la raffigurazione pittorica di Dio, perché non si può rappresentare Dio. E vi sono invece religioni che consentono la rappresentazione di Dio, ed è una rappresentazione antropologica enfatizzata nella sua potenza, no? Quindi, se si dice no al Dio ente, cioè al Dio che è là, dove non importa, ma che è da un'altra parte, che è infinito, che è potente, che può salvarci, Dio che atterra e suscita, dice Manzoni, che affanna e che consola, cioè il Dio che ha un potere sulla nostra vita. Ecco, se lasciamo perdere questa visione di Dio che è morto, questo Dio è morto, invece rinasce la possibilità di una riflessione intorno a Dio su una dimensione completamente diversa, ed è quella del pensiero relativo al nostro esistere, alla nostra esistenza. E a questo punto, per fare questo rovesciamento di prospettive, è necessario passare dalla metafisica teologica, passare a quella che potremmo chiamare una narrazione cristologica. Quindi si passa dalla filosofia concettuale al valore storico,
al valore storico di una narrazione. Guardate che il capovolgimento culturale è enorme, perché passare da un teorizzare a un narrare, dal ritenere che il valore divino sia nella teorizzazione. Infatti spesso si sente dire c'è la fede, ma poi la fede può essere teorizzata, la fede può essere teorizzata, e quindi di Dio si può avere una fede iniziale, ma poi si può dar luogo a un suo sapere, a una sua teologia. Ma se noi abbandoniamo questo punto di vista, diciamo che Dio lo dobbiamo trovare in ciò che noi siamo, e come siamo lo si può vedere soltanto attraverso non quello che noi rappresentiamo di noi stessi, che è particolarmente povero, ma attraverso una valorizzazione e una ripresa della narrazione cristologica. La fede di Dio nasce quindi dalla rivelazione di Cristo in croce. E questo non credo che ci sia teologo protestante che l'abbia detto, per quanto la mia conoscenza sia molto limitata e quindi a margine di errore e di non scienza. Ma questo lo dico io. L'abbandono, dove si trova il Dio in tutta la vita di Gesù e nella sua morte, nella cristologia lo si trova Dio, ma c'è un punto dove lo si trova, quando Cristo in croce dice Padre mio, perché mi abbandonasti. Ora, e questa è la dimensione, cioè, è nel fatto che la creatura ha bisogno di un padre, anche una creatura che viene detta mandata da Dio in quanto diventa uomo ha bisogno del padre, e lo trova non nel momento della predicazione, nemmeno nel momento del processo, ma lo trova nel momento della sofferenza, del dolore, della miseria, della morte. Padre mio, perché mi abbandonasti? E quindi qui c'è la figura di Dio. La figura di Dio viene fuori dall'abbandono terrestre. Un'altra cosa che fa parte della teologia protestante o della cristologia protestante, secondo me, è un tema che viene anche da un'altra tradizione che io trascuro completamente perché ha un altro senso. La tradizione che viene da Kierkegaard, passa da Tillich e arriva a Barth. Questa tradizione la tralascio, però c'è un punto di questa tradizione che vale anche qui. La fede religiosa è il contrario di una credenza collettiva mondana, cioè la fede in Dio, la fede cristiana non è un qualche cosa che si condivide in massa, che si celebra in massa, che dà luogo a manifestazioni collettive. Ecco, queste manifestazioni, questo modo di essere sarà un modo di una mondanizzazione di Dio, di una perdita di Dio. Cristo in croce, che rappresenta la divinità, è una chiamata, è piuttosto una chiamata al comprendere il senso epocale dell'evento della croce. Ecco, Cristo in croce ti chiama a comprendere quale sia il senso della morte di Cristo in croce, il senso epocale
dell'evento della croce. Anche qui c'è un prima e un dopo. Fare propria quindi la propria vita, comprendendo il senso della croce, è la richiesta di giustizia e dell'abbandono di un tema che è molto forte, in Nietzsche ritorna spesso, l'abbandono di una maschera umana. Che cos'è la maschera umana? Ormai è un luogo comune, e i sociologi l'hanno detto 100.000 volte. La maschera umana è quella che ciascuno mette per poter convivere con gli altri, proprio perché c'è un sistema di comandi, un sistema di valori, un sistema di apprezzamenti, un sistema di possibilità di esistenza che richiedono di essere conforme, di avere una assonanza con gli altri. E avere l'assonanza con gli altri è non credere più, non dare più retta a una propria individualità, a una propria volontà, a un proprio desiderio, ma presentarsi con una maschera che è il volto pubblico che noi abbiamo nei confronti degli altri. Noi abbiamo un volto pubblico. Ebbene, capire il senso della croce voleva proprio dire fare a meno della vita come maschera umana. Nietzsche fa riferimento anche, per sviluppare questo tema, all'Antico Testamento. L'Antico Testamento dove non c'è la maschera umana, dove l'uomo è senza maschera umana, è interpretato dal profeta, ma non ha la maschera umana, ha l'appartenenza a un popolo. L'appartenenza a un popolo non è la maschera che noi abbiamo nella nostra società come sistema di approvazione e di accoglimento da parte dell'alterità. Questi i temi essenziali che vengono anche dalla tradizione della demitizzazione di Bultmann, del Bultmann del secondo periodo, che però io non tratto qui perché la demitizzazione è un problema molto importante. La demitizzazione vuol dire leggere il significato dei testi sacri togliendo loro l'aspetto del racconto mitico, cioè depurare la narrazione, ovvero comprendere la narrazione con gli elementi mitici che essa ha, che essa presenta nel suo stesso discorso. Comunque la demitizzazione è un elemento fondamentale, di base, di questa cristologia. Citerò alcuni teologi di questa tradizione. Per esempio, Cox ripeteva un tema biblico, cioè l'esodo. L'esodo che cos'è? La separazione. E la separazione è la ricerca dell'esodo nell'Antico Testamento, ben inteso. L'esodo è la separazione, la fuga da ciò che ti trattiene, da ciò che ti fa schiavo. Ebbene, l'esodo è la fuga, l'andare via, il trovare la propria identità di popolo, la propria identità di unità, la propria identità di credenza. E quindi in realtà nell'esodo Cox vede il modello,
il modello cristiano, il modello della fede cristiana, quella che si costituisce da sola, quello che non ha bisogno di supporti terrestri, di aiuti mondani per costituirsi. Un altro teologo importante, sono teologi di cui io dico due parole ma si dovrebbero approfondire, è Althusser. Gesù, egli dice, è una presenza storica, cioè Gesù non appartiene a un racconto ideale. Gesù c'è stato, è una presenza storica, come altre sono presenze storiche, ma l'importanza di una presenza è proprio l'essere una presenza storica, l'essere qualcuno che c'è stato, che c'è e che stabilisce delle relazioni con il mondo. Questo fa una persona esistente, e Cristo è una forma di relazione con l'alterità ed è una presenza storica. La teologia della croce è anche la croce, l'evento della dell'uccisione di Cristo è un evento storico, è un evento che storicamente segna una epocalità. Tant'è vero che anche noi diciamo dopo Cristo, ante Cristo, dopo Cristo, segna una epocalità. L'epocalità che ha la teologia della croce, e nella teologia della croce la rivelazione che è possibile morire, è possibile venire meno alla propria vita essendo in croce, cioè morendo per che cosa? E qui lo vedremo in particolare, morendo per la parola, perché Cristo viene ucciso per la sua parola, non ha mica messo una bomba, né non ha pagato le tasse. Cristo ha parlato, e quindi c'è la relazione tra la parola, la condanna, la morte. Poi c'è la posizione di Hamilton, che è una posizione particolarmente radicale. E l'esperienza storica di Gesù, io semplifico in una maniera quasi grossolana, l'esperienza storica di Gesù è un'esperienza che può essere compresa come dimensione politica. Infatti da Hamilton nasce, attraverso diramazioni molto complicate e attraverso un clero basso e attraverso una popolazione di sfruttati, di poveri in una maniera impressionante, nasce la famosa teologia della liberazione. Una teologia che assomigliava molto a una politica. Io ho seguito e dato una tesi all'università sulla teologia della liberazione. Era un giovane prete torinese cui nessuno accettava la tesi perché ormai la condanna della Chiesa era una condanna avanzata. Io dissi che per me non c'era problema, perché era comunque un elemento della cultura, era comunque un accadimento del riconoscimento che gli uomini hanno di se stessi. Però certamente c'era molto più politica di quanto non vi fosse teologia. Ma la figura centrale della teologia protestante è certamente quella di Bonhoeffer.
Nel caso di Bonhoeffer credo si possa dire che c'è una svolta epocale nel pensiero cristiano e anche nel modo di essere cristiani. Va riconosciuto senz'altro che Bonhoeffer risente in maniera radicale di quella che a me pare ancora oggi l'opera più importante di Heidegger, cioè Essere e Tempo. E quindi in Bonhoeffer agiscono certamente le famose antinomie heideggeriane tra ontico, ontologico, essere ed existence, metafisica dell'essere e senso dell'esistente, filosofia che appartiene alla concettualizzazione storica e pensiero astratto che non nasce dalla storicità. Si può dire, questa è la cosa più importante, che questa lezione heideggeriana, che è una lezione che gli esperti mi diranno subito, questo è un Heidegger esistenzializzato, e questo è assolutamente vero, ma credo che sia anche lecito avere una lettura esistenzialista di Heidegger, quale che sia il suo destino, compresi gli ultimi seminari che a mio modo di vedere sono aristotelici. Ma in ogni caso questa derivazione esistenzialista è importante perché entra in rotta di collisione con una tradizione teologica importantissima, ed è la tradizione teologica che viene da Ritschl, che è un filosofo neocantiano, il quale fondava, per così dire, la teologia liberale. La teologia liberale che cosa dice? Dice quello che in altri campi, nell'economia, nel diritto, eccetera, eccetera, dice qualsiasi concezione liberale, e cioè che la teologia è privata. La teologia è privata. Ciascuno, per conto suo, pensa e si sente fedele a Dio, al Dio ente, al Dio lontano, al Dio non in relazione con la nostra esistenza. E questa è la teologia del gruppo, il quale secondo me uccide la cristologia, perché fa della credenza in Dio un costume sociale, un'abitudine sociale, e quindi ne deriva una concezione tipicamente liberale, borghese, privata, e nello stesso tempo, dice Bonhoeffer, e a mio modo di vedere ha ragione, che dà luogo alla rassicurazione psicologica. Cioè io non sono soltanto io, ma sono una creatura di Dio. Là dove non si può arrivare, c'è una entità della quale io faccio parte, quindi una rassicurazione intorno alla propria vita, che per la verità non è rassicurata da niente. E poi dice sempre Bonhoeffer, una deresponsabilità personale, cioè questo l'ha voluto Dio, questo è una volontà di Dio, questa è la potenza di Dio, questa è l'impossibilità di fare altrimenti, quindi una deresponsabilizzazione morale, quindi una teologia della deresponsabilizzazione morale
ed è la credenza vuota nell'astratto e nella comunità mondana sostanzialmente non cristiana e miscredente, perché qui si crede veramente a un elemento idolatrico, non un elemento cristiano. L'essere cristiani vuol dire essere nel mondo. Non si è cristiani, dice il Bonhoeffer, nel silenzio. Cristo non fu nel silenzio, ma nella parola. Nella parola, cioè laddove ci è dato vivere, perché noi siamo quello che diciamo. Il problema di Dio, il problema del Cristo è nella parola, perché Cristo non ha fatto che parlare, non ha fatto che dare delle narrazioni. Io adesso non ho tempo per farlo, ma vi potrei mostrare come la parabola sia una tipica, un genere narrativo che è tipico della cultura di Gesù, è un genere narrativo che non c'è in altre tradizioni letterarie nello stesso modo. C'è la favola, ci sono altre forme, ma non c'è il modo di Cristo, il della parola di Cristo. La parola di Cristo è rivolta al mondo, è stare nel mondo. Anche questa è un'espressione heideggeriana, in der Welt sein, stare nel mondo, essere nel mondo. E quindi c'è un rapporto tra linguaggio, tempo storico, il linguaggio che cade in una comunità storica, che è un evento storico. E tempo, cioè il tuo discorso cade in un tempo, cade in un luogo e accade in un linguaggio. Ecco, questa è proprio la forma cristologica. La trascendenza di Dio quindi è nel processo storico. Il Dio cosa, il Dio lontano, il Dio oggetto è qui veramente morto, e la teologia protestante, questa teologia protestante, ha elaborato un pensiero cristiano al di là della morte di Dio, ha preso la morte di Dio come un evento epocale. Vuol dire che è un evento che coinvolge tutti noi, perché noi siamo in un'epoca, non siamo dappertutto, può essere sgradevole, ma siamo soltanto in questo luogo e in questo spazio, con queste parole e non con altre parole, con l'incapacità di inventare altre parole. Chi è che inventa altre parole? La tecnologia inventa qualche parola perché corrisponde a una determinata prassi, però a un determinato saper fare. Però quelle parole non sono parole che hanno a che vedere con il senso dell'essere. Quelle parole hanno senz'altro il senso della utilità, della pragmaticità, del saper fare. Quindi sono parole diverse. Noi nella nostra esistenza possiamo far rinascere Cristo. È molto difficile, ma è una cristologia che rinasce. Rinasce sia con gli altri, ma anche contro gli altri. Quindi non è
una parola necessariamente unificante il mondo, è una determinata parola che ha un luogo, che ha un tempo, che ha un'opposizione come ha un'adesione. Quindi è una parola nel mondo, è una parola, lo dico io, in pericolo, la parola che si apre al pericolo, si apre al danno, la parola che richiede il coraggio del credere alla parola. E la fede non è la fede come fosse la carta d'identità. La fede si rinnova sempre, poiché si è nel mondo e si è con il mondo o contro il mondo, poiché la parola è la vita ma è anche la morte. Ecco, si è nel mondo e con la parola la fede, con questo atto, con questo atto di responsabilità, con questo atto di interiorizzazione di ciò che è vero, di ciò che Cristo rappresenta, ebbene, con questo atto la fede è un sempre di nuovo. La fede non consiste nel... Sono cristiano, bam, messo il timbro e sei a posto. La fede è un'esperienza quotidiana, un'esperienza della nostra vita, un'esperienza che dà forma alla nostra, e dà forma alla nostra vita. Quindi la testimonianza della fede è una testimonianza nel nostro modo di essere nel mondo con la responsabilità della nostra parola, senza temere né il pro né il contro. Ora, credo si possa dire che Bonhoeffer è stato ucciso proprio per le sue parole. La testimonianza temporale della fede è in fondo la rivelazione di Dio, proprio in quanto tu non lasci cadere la fede nel vuoto di una certificazione, ma testimoni in maniera cristologica, testimoni la tua fede. Bene, in questo consiste la rinascita e la rivelazione di Dio. Bonhoeffer non era un professore che predicava filosofie, credeva certamente a fondo nella sua lezione, ed è per questo che fu catturato dai nazisti e fu ucciso il 6 di aprile del 1944, fu impiccato dai nazisti. Probabilmente la rivelazione di Dio stava proprio in quella morte. Grazie Fulvio, sentiamo adesso domande, interventi, prego, venga qui per cortesia. Sì. Mi sembra molto significativo questa conferenza del professor Papi, partendo da Nietzsche, sia arrivata con una bellissima parabola fino a Heidegger. Cioè, dalla morte di Dio
del Dio ente fino al nulla. E a me è venuto in mente tutto un filone anche di filosofi e di teologi, Meister Eckhart e Nicola Cusano, che hanno tutti teorizzato un Dio assente, un Dio nascosto, l'assenza del Dio ente che era predicato dalle religioni. E niente, ho avuto questo tipo di suggestione e mi è piaciuto molto, perché è la prima volta che lo sento fare e lo leggo. Mi è capitato soltanto di leggere Simone Weil, per esempio, i suoi pensieri, le sue lettere, dove trovo anche questo tipo di riflessione, cioè il Dio che non c'è, il Dio che è assente, il Padre nostro che è nei cieli perché non è qui sulla terra, e non c'è. Quindi questo ho pensato sentendo la conferenza. Grazie. Del professor Papi. Grazie. Prego. Altre domande, interventi? Prego, signora. Io vorrei fare un breve cenno sulla capacità di emancipazione della filosofia nicciana, che poi, mi pare di aver capito, viene collegato con una analoga, direi, emancipazione che si trova nella teologia protestante, fino ad arrivare all'esempio luminoso di Bonhoeffer. A questa testimonianza di fede che deve essere nel mondo e non deve avere, direi, una capacità ascetica, ma deve essere, direi, nel mondo. Ecco, io... Non è ascetismo, No, è il contrario. È volontà, sì, è proprio il contrario dell'ascetismo. Bonhoeffer ha testimoniato proprio il contrario dell'ascetismo. Però non so se questo collegamento, capisco poco direi, questo collegamento con la teologia protestante e la filosofia nicciana, che è stata, direi, di cui però sono stati ricordati anche le filosofie del post-niccianesimo, che di capacità emancipativa, direi, francamente, non ne ho visto molta. La filosofia della genealogia, che viene ripresa, mi pare, nell'archeologia di Foucault, la filosofia dell'interpretazione, che viene ripresa, direi, dall'ermeneutica, e poi quella, direi, peggio di tutte, del Dio, direi, fatta materia del mondo. Ecco, io lì di emancipazione francamente non ho visto assolutamente nulla, ma penso che la filosofia nicciana, che è più negativa che positiva, in fondo finisce per arrivare ad una negazione della storia. L'eterno ritorno non è un'affermazione della fede o della concezione, direi, dell'uomo nell'ambito della storia. È una negazione totale, direi, della storia. Quindi l'emancipazione nicciana, che parla di mondo,
ma poi alla fin fine nega la storia, contraddice se stessa e non emancipa assolutamente nulla, né nei post-nicciani, e dubito direi che ci sia questo collegamento con la teologia protestante. Rispondo subito in maniera che poi mi stanchi. Il collegamento della morte di Dio in Nietzsche con la teologia protestante non è che sia necessario, è accaduto nella teologia protestante. La teologia protestante si è trovata di fronte al problema di rinnovare il senso teologico della vita rispetto a qualche cosa a cui non credeva più nessuno. No. Frater e mon ointoi sura nois, che sei nei cieli. Ora, se non ho tempo per spiegarglielo, ma se lei chiede a un esperto di religione cattolica cosa vuol dire nei cieli, si dirà no, non mica vuol dire che tu guardi in alto e salta fuori Dio. No, è una metafora per dire spirituale. E io gli rispondo no, non è vero. Il Padre Nostro lo si trova nel Vangelo di Matteo, e il Vangelo di Matteo è, assieme a quello di Marco, il più vecchio. Quello di Marco è più povero, quello di Matteo è più ricco, e lo si trova nel Vangelo di Matteo. Allora la domanda genealogica, la domanda interpretativa: ma chi è che diceva Padre nostro che sei nei cieli? Lo diceva lei, lo dicevo io? No, allora c'è bisogno di dire c'è una metafora. Invece non c'era nessuna metafora. La cultura popolare, perché Padre nostro è la preghiera dei poveri, dei più poveri che esistano, non, anche le preghiere dei poveri diventano in un'organizzazione delle cerimonie, recitiamo il Padre Nostro, ma recitiamo il Padre Nostro non sai neanche cosa stai dicendo, se delibera nostra a malo. Il male che cos'è? Ci sono libri intorno al male, ma che cosa potevano intendere gli ebrei nel luogo quando recitavano quella preghiera? Di che male si parlava? Perché è questo che bisogna chiedersi. E allora, secondo me, i teologi protestanti si sono posti queste parole, questo significato delle parole, e hanno visto la dimensione storica, ma la dimensione storica ha una sua trasmissibilità, però nella sua verità storica, nel senso che si assume. Quindi questo è quello che hanno fatto i teologi protestanti. Quanto a Nietzsche, bisogna stare attenti a non fare delle chiacchiere inutili, quali sono quelle che sono girate per tanti anni. Non c'è rigo in cui Nietzsche non parli dell'individuo. Nietzsche non sta parlando, quando parla dell'uomo nuovo, no, non sta parlando di un'organizzazione dell'uomo nuovo, come per esempio lo Stakhanovich dell'ideologia sovietica, non, oppure l'uomo nuovo, perché c'è anche nel liberalismo americano la figura dell'uomo nuovo, che sarebbe quello che riesce a guadagnare moltissimo anche con mezzo dollaro. E ora questa figura dell'uomo nuovo, per
per Nietzsche e per la scrittura di Nietzsche. Non si può andare a scrivere il pensiero di Nietzsche come se fosse una cosa che noi scopriremmo attraverso qualche diagnosi misteriosa. Nietzsche parla sempre di individuo, parla sempre di una cultura dell'individuo, parla sempre di una cultura dell'individuo. Anzi, se vogliamo proprio vedere, Nietzsche ce l'ha con tutti gli elementi che costituiscono l'armento. Cioè, Nietzsche ce l'ha con l'antisemitismo e detestava il cognato antisemita. Ce l'ha con la struttura dello Stato, ce l'ha con la struttura delle varie istituzioni pubbliche che, poi un più giovane collega questo problema l'ha studiato da una particolare prospettiva, ce l'ha con tutte le organizzazioni che salvaguardano il destino delle persone, ce l'ha con le politiche che vogliono salvare materialmente il benessere e la non sofferenza delle persone. Nietzsche è questo, e quindi non è catturabile da nessuna parte delle ideologie che vi sono. E se vogliamo che sia catturabile, dobbiamo fare quello che ho fatto io in maniera molto semplice: il capovolgimento, non la morte di Dio, ma il capovolgimento di Dio. E allora sì che possiamo fare l'individuo massa, sì che possiamo fare la volontà collettiva. Ma Nietzsche da tutto questo è assolutamente fuori. Adesso vi prego di non farmi domande perché sono stanchissimo. Vi ringrazio molto della vostra presenza. Grazie Fulvio. Il testo ce l'hai già. Arrivederci. Ti auguri.